un tour informativo per far conoscere ai lavoratori del settore i propri diritti e contrastare precarietà e irregolarità. È la campagna Filcamps CGL Mettiamo il turismo sotto sopra, che ieri pomeriggio ha fatto tappa anche a Prato per dire basta alla narrazione di molti imprenditori sulla mancanza di addetti. Mettere il turismo sotto sopra vuol dire capovolgere, diciamo, la prospettiva, guardare al comparto dal punto di vista del lavoro, di un lavoro di qualità in un contesto dove il modello occupazionale presenta forti criticità. Per cui il nostro scopo è quello di evidenziare questa realtà anche per sovvertire una narrazione molto diffusa, soprattutto nel periodo della stagione, che non si trovano lavoratori stagionali nel settore del turismo. Noi riteniamo che in maniera appunto convinta che se venissero fatti i contratti di lavoro regolari, se applicassero i contratti collettivi nazionali appunto di settore, si valorizzassero le professionalità, si rispettasse il lavoro, il problema si risolverebbe. Dal gazebo in Piazza Duomo e lungo le vie del centro il sindacato ha distribuito il materiale informativo alle attività commerciali e turistiche. Un tempo, se un lavoratore stagionale lavorava 6 mesi, poteva usufruire di 6 mesi di disoccupazione. Oggi su 6 mesi di lavoro percepiscono invece appunto 3 mesi di NASPI. Se ci fosse una continuità, quindi appunto occupazionale e reddituale, andando anche oltre la stagionalità, si riuscirebbe a creare i presupposti per un lavoro regolare e un lavoro stabile.